seguendo ad esempio i vigili del fuoco del reparto elicotteristico di Ponte Cagnano in provincia di Salerno, altri vigili del fuoco dei reparti elicotteristici di tutta Italia e devono sentirsi dire che lo Stato negli ultimi 20 anni, e io dico 20 anni perché nel 92 si è fatta una legge per bandire l'amianto, non gli ha bonificato gli elicotteri, stanno volando ancora su elicotteri pieni di amianto. E quelle persone dovrebbero essere servitori dello Stato, dovrebbero credere nello Stato e tutelare lo Stato. Hanno ragione quando mi dicono lo Stato sono i cittadini, non i politici, per questo ci crediamo e hanno tutta la mia ammirazione, però è difficile, credo che sia veramente difficile lavorare serenamente in un lavoro così rischioso, sapendo che oltre a doverti difendere dai pericoli che si presentano davanti, ti devi difendere anche dallo Stato che ti accoltella le spalle. Grazie. La ringrazio. Passiamo all'interpellanza urgente 2.10.53 degli onorevoli Giacobbe ed altri concernente iniziative volte a garantire l'ordine pubblico nella provincia di Savona. L'onorevole Anna Giacobbe la illustra, prego. Grazie, signor Presidente, signor Sottosegretario. L'obiettivo di questa nostra interpellanza, delle informazioni e degli impegni richiesti al Governo è contribuire a fare sì che si realizzi una grande attenzione e una stretta collaborazione fra diversi soggetti istituzionali per fare in modo che il livello di convivenza e di sicurezza, di coesione sociale e di integrazione che si registra nella nostra comunità e che ha appunto un livello sufficiente, non venga messo in discussione dalla possibile sottovalutazione di situazioni critiche o dalla mancanza di strumenti adeguati. La mancata prevenzione di episodi gravi di violenze e di criminalità di vario grado può rischiare inoltre di dare fiato a indiscriminate campagne contro la presenza delle persone immigrate ed è invece assolutamente necessario che l'insieme della popolazione, nativi e immigrati, possa vivere in condizioni di sicurezza e percepire come sicura e vivibile la propria città e il proprio paese. Tra l'altro, è interesse comune che le persone immigrate possono vivere in Italia, ma in Liguria soprattutto e nelle nostre zone, portando un contributo essenziale in prospettiva all'equilibrio demografico. Siamo partiti dall'episodio particolarmente grave accaduto nello scorso mese di luglio. Dopo quell'episodio, secondo le informazioni che ci ha fornito la Prefettura di Savona, a seguito dell'approfondimento realizzato in occasione della riunione del coordinamento interforze, è stata disposta un'intensificazione dei servizi di vigilanza, prevenzione e controllo, centrando un punto, cioè la necessità di maggiori forze a disposizione e nel periodo estivo e in determinate zone. E questo ha richiesto l'ausilio di personale proveniente dalle strutture di Genova, in particolare del reparto Prevenzione Crimine Liguria di Genova. Questo dimostra che quella intensificazione era necessaria, non in modo transitorio tuttavia, e che deve essere appunto destinata a precisi obiettivi e periodi dell'anno. Questo comporta decisioni delle amministrazioni centrali e uno stretto coordinamento e collaborazione con le amministrazioni locali. Aggiornamento probabilmente del patto per la sicurezza che esiste, è stato a suo tempo sottoscritto e che però sia dotata di risorse e strumenti potrebbe essere un passaggio utile. Per quanto riguarda la gestione dell'accoglienza dei profughi, essa ha subito nel frattempo, nel tempo che è passato dalla presentazione dell'interpellanza, un'evoluzione che è sostanzialmente positiva. Il criterio e la pratica dell'accoglienza diffusa è quello giusto e il sistema delle autonomie, l'ANCI, il Comune Capoluogo, hanno lavorato in queste settimane per affermare quella scelta e ci sono stati passi avanti. Al momento della presentazione dell'interpellanza, la Prefettura dichiarava una sorta di impotenza a superare le resistenze di una parte degli amministratori locali, con una giunta regionale, peraltro, che avalla quelle chiusure e non mette in atto le scelte necessarie, alimentando la confusione fra accoglienza dei profughi e immigrazione irregolare, proponendo, quando si devono accogliere i profughi, l'attivazione di strumenti del tutto discutibili, peraltro, come i CIE. Per questo, ed anche per il fatto che non si tratta di un fenomeno transitorio, ma di un processo epocale, come si è detto, è necessaria una presenza e un'attenzione del Governo a sostegno degli enti locali che si impegnano a realizzare i programmi di accoglienza e a farlo in modo che l'atteggiamento della popolazione sia positivo, consapevole, sollecitando alla responsabilità,
attuando comportamenti responsabili delle istituzioni. Per dirla un po' semplicemente, un piccolo gruppo, una famiglia, viene adottata dalla comunità, dal paese, dalla frazione, dal quartiere. Se il profugo va, come sta accadendo, nelle scuole a dare la tinta alle pareti delle aule, il panettiere gli porta la focaccia e i bambini lo guardano con grande simpatia. La Liguria, in particolare, ha bisogno di rafforzare integrazione e accoglienza, contrastando un'idea di invasione che non c'è. Proprio oggi un quotidiano a valenza nazionale ma locale ci ricorda che dal 71 la Liguria ha perso 300.000 residenti nonostante meno di 140.000 immigrati siano in questo periodo arrivati. Infine, con l'interpellanza avevamo chiesto di sapere con quali tempi celeri si intendesse provvedere a rendere pienamente operativa e autorevole la funzione dell'ufficio decentrato del governo in provincia di Savona, con la sostituzione della prefetto Basilicata che era stata destinata ad altro incarico. Oggi siamo di fronte alla sostanziale formalizzazione della decisione di superare la prefettura di Savona. Io chiedo quindi come il governo intenda rendere compatibili le necessità che sono state evidenziate, la decisione che è stata anticipata da notizie di stampa proprio ieri appunto e che però si fondano su documenti usciti dal Ministero. Io voglio precisare che nella nostra zona almeno lo Stato non c'è se c'è la prefettura. Lo Stato c'è se gli enti locali, che sono parte costitutiva della Repubblica, come ci ricorda il nostro articolo 114 della Costituzione, hanno però poteri e risorse per rispondere al bisogno di servizi, ma anche al bisogno di Stato, di comunità, di fiducia nelle istituzioni. E quindi noi abbiamo certo grande bisogno di ridurre il peso delle burocrazie, dell'affastellarsi di procedure, uffici, prerogative, ma tutto ciò deve essere fatto tenendo conto del rapporto col territorio e delle sue esigenze. Grazie. La ringrazio. Il sottosegretario Domenico Manzione ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. L'interrogazione dell'onorevole Giacobbe, unitamente a altri, richiama l'attenzione del Ministro dell'Interno sulla vicenda relativa a una rissa avvenuta in un bar di Savona, culminata con la morte di un cittadino tunisino, e chiede quindi quali iniziative si intendano intraprendere per garantire la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illegalità nella città. Come già rammentato dagli onorevoli interpellanti, il 17 luglio scorso a Savona, all'interno del Bar Beach, si è sviluppata una violenta rissa tra cittadini stranieri che si sono affrontati armati di cocci di bottiglie. La rissa è successivamente proseguita all'interno del prospiciente stabilimento balneare Bagnarci, alla presenza di numerose persone, ha avuto come esito purtroppo